Ed ecco, Sport non Stop lo spirito libero, lo spirito libero di fare esperienze, di trovare panchine importanti, di essere sempre se stesso, senza se e senza ma, lo spirito di Murat Iachin. Buonasera Murat e grazie di essere in nostra compagnia. Buonasera, grazie a voi. Mi è spiazzato, pensavo che iniziasse a parlare italiano o dialetto. Nein, nicht, no, aber, non eh, ancora. Interessante, Ci Sto lavorando, è una lingua interessante. Prima, prima o poi magari la imparo. Secondo me lo so già, ma non ha voluto svelare ancora niente. Senti, Murat, che cosa si fa quando si è liberi, liberi da impegni di lavoro? Si studia, ci si aggiorna, si copia i colleghi, si spera che un collega faccia male per prendere la sua panchina? Per me al momento non mi sento senza lavoro, è un tempo libero dal calcio, mi godo il mio tempo con la famiglia per esempio perché gli ultimi anni sono stati molto intensi come giocatore, come allenatore quindi gli ultimi quattro mesi per me sono stati bellissimi e si cerca comunque di seguire sempre il calcio ma adesso mi godo un po' il mio tempo libero. Libero? Eh, non è solo un aggettivo, è anche un ruolo per i più romantici. Insomma, era quel giocatore che stava dietro la difesa, un eh, giocatore che adesso si chiama eh, centrale, quello che dà la palla magari all'esterno basso che una volta era un terzino. Eh, Murat Yakin, sente un po' la nostalgia per un calcio un po' più romantico? Ma. Oh, credo che all'inizio io diciamo che mi sono innamorato del calcio, di giocare in maniera appunto libera e poi la responsabilità però è subentrata e le posizioni ecco i nomi delle varie posizioni le posizioni dove si giocano sul campo eh, io mi sono sempre trovato bene in tutte le posizioni perché appunto ho dovuto sempre assumermi delle grandi responsabilità al momento però sono contenta. Di non avere più questa grossa responsabilità sulle spalle, di poter guardare dall'esterno un po' come funziona sul campo. Io parlavo di romanticismo, anche perché Murat nella sua carriera ha vissuto pagine davvero romantiche, anche grazie a una figura speciale, quella della mamma, che ha sempre seguito Murat. Eccola qui. Sì, Anzi, sì. senza di lei senza di lei. Era qui, si vedeva meglio. Sì, ci ha sempre, sempre accompagnato, ogni gioco, ogni, ogni partita. Eh, sempre, sempre, anche le partite fuori casa. Adora il calcio. Le piace la famiglia, naturalmente. Ci ha sempre, sempre, sempre sostenuto, mia Ma mamma. Veniva anche agli allenamenti. A un certo punto, magari si sentiva la mamma di Murat e Hakan arrivare, chiamare, fermare anche l'allenamento perché arrivava lei. Sì. Uh, uh, se avesse saputo il tedesco, avrebbe potuto fermare l'allenamento. Per fortuna non parlava il tedesco. Quindi stava lì, seduta tranquilla. Ma quando noi facevamo gol, io e a allora sicuramente era a bordo campo e urlava come una matta si entusiasma. Erano momenti bellissimi. E quella bicicletta che abbiamo visto nel, nel video che ha fatto sorridere tanto, Murat Yakin. No, sì. 1 km. Ci vuole. abitavamo Und, a un chilometro dal campo scelte scelte, dove ci si allenava e per fortuna era in ehm, pianura questo chilometro e quindi naturalmente prima no, camminavamo certo, e poi siccome uh, lei adesso ha 81 anni, anni, negli ultimi dieci anni non poteva più camminare e allora l'abbiamo aiutata un po'. Una super mamma, mamma Yakin e Murat che in famiglia ha avuto... Vestire presto i panni del, dell'uomo, del, 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 della figura maschile di riferimento anche per i fratelli. È stato difficile, è stato pesante e la mamma lo ha aiutato a fare questo. Beh, io ho dovuto sì, assumere questa responsabilità molto presto. Siamo cresciuti in otto fratelli, io sono il settimo nato, ma avevo tutti i fratelli più grandi che erano già fuori casa e naturalmente sin da presto mi sono assunto questa responsabilità. E quindi è per quello che sono diventato quello che sono. È stato un periodo difficile ma mi ha aiutato tantissimo. Adesso la responsabilità di Murat è quella di essere un ottimo, un eccellente papà. Night, giusto inizio, giusto, inizio, inizio, inizio. Momento, sì, so, mi godo ogni, ogni minuto con la mia piccolina, anche quando ero in Russia. Uh, mia figlia è nata appunto in dicembre, e, e quindi, sin dall'inizio, io sono stato con lei e negli ultimi quattro mesi. Poi, ogni mattina sono andata io a svegliarla, eccetera. O diciamo che è lei che è sveglia noi, ma comunque eh, è fantastico, un momento magico, veramente. Amore, Yakin si dice: anzi, è così, è riservatissimo. Eh, ritiene importante proteggere ancora di più la, la propria famiglia. Sì, penso che sia molto importante. Siamo personaggi pubblici e quindi bisogna proteggere la nostra vita privata perché ogni passo che facciamo ci seguono, lo so perché sia quando ero in Turchia, quando ero in Russia, qua in Svizzera un po' meno, però dobbiamo davvero proteggere la nostra famiglia, sì, perché ci vuole poco che succeda qualcosa di brutto e quindi io li proteggo. Da allenatore si può studiare, da papà si può studiare o bisogna prendere giorno per giorno? Certo, beh, devo un po' prendere la temperatura della situazione, da quando sono tornato i primi mesi... Eh, poco a casa, quindi tornavo ogni due o tre settimane, adesso invece ogni giorno sono lì e quindi per me è un'esperienza magnifica, perché noi, io sono cresciuto in una famiglia numerosa, eh, con molti bambini, cugini, nipoti, sono già zio di 30 nipoti, prozio. Sì sì, 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 siamo intorno ai 30 con otto figli, subito fatto, e i figli dei figli, quindi siamo una grande famiglia. Comunque a volte a dicembre per il, mio, per il compleanno di mia mamma eh, ci troviamo in 50 a casa. Ma ti ricordi i nomi di tutti i tuoi nipoti? Sì, i nomi sì, a volte le date di nascita no però. Parliamo di cose non così importanti, ma fare l'allenatore è un bel rompicapo. Eh? Eh, sì, qui era a Mosca, nel nostro centro di allenamento. Avevo appunto un momento con i giocatori così ed era molto importante ed ero contento di aver trovato questo sistema e a Mosca ho fatto un'ottima esperienza con delle persone davvero molto interessanti. È stata la mia prima esperienza all'estero. No? Ecco, e purtroppo appunto adesso è finito, i risultati non sono stati proprio entusiasmanti ma l'esperienza è stata ottima da allenatore insomma ce ne sono state altre da giocatore che, di cui magari parleremo eh, più tardi sto pensando eh, che comunque la vita dell'allenatore è un bel rompicapo anche perché eh, ci si trova davanti a situazioni intricate situazioni anche eh, scomode come quello magari di allenare il proprio fratello e magari dovergli dire no adesso tu ti metti da parte perché non stai giocando bene Beh, diciamo che questo è stato il momento dove ho smesso di giocare e ho accettato subito appunto di fare l'allenatore. E in Svizzera naturalmente succede se si ha la possibilità, se ti danno la possibilità di allenare una squadra, lo fai dopo il Grasshopper, dopo il Thun. Sono arrivato a Lucerna dove appunto ho avuto la possibilità di allenare mio fratello in questo stadio nuovo. Noi giocavamo prima insieme, poi ecco c'è stato questo cambiamento: lui era il giocatore, ancora io l'allenatore. E quindi ci sono state anche delle situazioni un po' spinose. Che le cose di famiglia è meglio non metterle in piazza. I panni sporchi si lavano in casa per così dire. Però ecco, devo dire che ci sono stati degli ottimi momenti, abbiamo avuto successo e questa è la cosa importante. Alla fine sei per ragione Murat, però Muslim <ride> 3. Dicevo, bisogna prendere una decisione come allenatore, se è quella giusta, si sa solo alla fine quando vinci. Giochiamo d'azzardo, secondo noi questa figura questo allenatore è stato fondamentale per la crescita di Murat Yakin come allenatore perché Christian Gross, prima a Zurich e poi a Basilea è stato una guida importante. No, assolutamente. Mi ha accompagnato per dieci anni, mi ha plasmato se vogliamo, e poi quando ho iniziato a lavorare come allenatore, insomma, non è che dimentichi quello che hai fatto prima come giocatore. Eh, lui sicuramente. Mi ha insegnato la professione del calcio, del calciatore prima di tutto, bisogna prima di tutto funzionare come calciatore e poi come allenatore con le res nuove responsabilità e il lavoro quotidiano, ecco ho veramente imparato molto da lui. Mi piace il termine che ha usato Murata Yakin, mi ha plasmato, adesso sta parlando da allenatore ma un giocatore quando sente che un allenatore lo vuole cambiare, gli vuole insegnare delle cose, è sempre pronto ad essere plasmato ad accettare questi, questi consigli o questi cambiamenti. No, penso che uh, eh, dipende uh, un, un po' da dal carattere. L'importante è poter parlare. Con Christian vita, non eravamo sempre d'accordo. All'inizio c'erano delle belle differenze tra di noi, di vita, però abbiamo trovato vita, la strada vita, per il successo e questo ci ha avvicinato. La sua strada, ora adesso lui è in Arabia Saudita, ci mostra che lui aveva ragione alla. Fine. Abbiamo un po' imparato reciprocamente l'uno dall'altro, approfittato l'uno dell'altro nel senso buono. Il calcio è una scuola infinita, si impara giorno dopo giorno e alla fine lo si fa per il calcio, per il successo e per l'amore del calcio. E con Cristian Grosso Murat Iachina ha vissuto esperienze internazionali importanti, appassionanti, esperienze internazionali che invece con la maglia della nazionale sono state veramente poche, solo una grande manifestazione nel 2004. È dispiaciuto di non essere nato con la generazione giusta, cioè quella che regolarmente ora va agli europei mondiali? Beh. Ci sono stati degli ottimi momenti nel calcio, ma ho avuto un po' la sfortuna anche di farmi male spesso, e questo mi ha un po' fermato a volte. E anche, appunto, il fatto della nazionale, io ho avuto un po' sfortuna ecco, come giocatore della nazionale, spesso mi, mi ero fatto male, quindi non potevo giocare. E poi anche il fatto che le ho dovuto terminare la mia carriera, appunto, in Israele. E e insomma, nella squadra, in squadra ho sempre avuto molto successo in nazionale solo una volta, volta quando ci siamo qualificati per gli europei, gli, gli europei del Portogallo. E ecco, Good lì non ho fatto così grandi esperienze in nazionale. Torniamo ai successi con le squadre di club. Torniamo ai successi di Basilea, dove ho avuto anche la fortuna di lavorare con un presidente molto particolare vincente come Ghiglieri E lei, anche se non sembra, ma è la vasca è lei mascherata <ride> da. <ride> Da ultra del Basilea, lei è stato proprio l'inizio di tutto, di tutti gli investimenti a Basilea, dell'acquisto dei giocatori più forti. A Basilea c'è una tradizione del calcio e lei è riuscita a rendere possibile la creazione di questa super squadra naturalmente con Christian Gross. Abbiamo avuto degli anni fantastici, dei giocatori straordinari sono venuti a Basilea con i quali ho ancora contatto, un periodo eccezionale con il Basilea, e la Champions League, il titolo, è stato un periodo... Geniale. E tra questi giocatori ce n'è uno che ha voluto lasciare un messaggio per Murat Iachin. Ciao Murat, come stai? È un po' di tempo che non ci sentiamo, non ci vediamo. Sento un po' anche la tua mancanza, vederti comunque su un campo da calcio era la mia abitudine. Spero di rivederti presto, anche perché comunque sei stato un signore quando giocavi, lo sei stato e lo sei ancora come allenatore. Spero vivamente che tu possa trovare una squadra, così e questo me lo devi promettere. Mi porti con te finalmente a lavorare. Ciao, e un abbraccio da parte mia. Lo porti, Tony Esposito, nella nuova squadra che sceglierai, o lo, o lo lasci con noi a commentare le partite? <ride> Con Tony è stato veramente bellissimo giocare sia nel Grasshoppers che a Basilea. Ci vediamo regolarmente e poi anche ci siamo visti appunto su tutti i campi di calcio, alla Champions League, eccetera. E fa sempre piacere rivedere degli amici come lui. Restiamo al Murat giocatore. Eh, squadre importanti in Svizzera, ma anche esperienze importanti all'estero. Da giocatore in Germania, dove la comunità turca è qualcosa più che una semplice eh, comunità, e poi l'esperienza in Turchia al Fenerbahce. Praticamente, Murat, quando è andato via da casa, ha trovato sempre un po' di casa, sia in Germania che poi al Fenerbahce. Ja, gut. Eh, i stadi in Svizzera sono una cosa eh, però dopo vuoi anche allargare un po' gli orizzonti e quindi eh, sono riuscito a giocare nello Stoccarda, la cultura del calcio lì è una cosa enorme e poi in Turchia dove ho le mie radici è stato un periodo bellissimo in Turchia purtroppo appunto non abbiamo avuto i risultati che volevamo però siamo arrivati solo secondi e, e dopo tutta la storia è finita lì però ecco ormai è così che vanno le cose certo io voglio solo il primo posto ormai cosa si deve fare il richiamo delle origini per i giocatori della generazione di Murat era più forte Unbedingt. Beh, direi this, di uh, sì. Uh, bisogna bisogna an, uh, tornare. Bisogna, sagen, uh, non basta sentirsi uh, raccontare uh, come, uh, come uh, quali uh, sono uh, le tue uh, radici. Uh, Io in uh, Turchia. Oh, non ho solo giocato a calcio naturalmente la cultura la mentalità quando però sei cresciuto in Svizzera allora è difficile per tutti i secondi di tornare nella loro, nel loro paese di origine per me è stata comunque un'esperienza che valeva la pena di essere vissuta e poi così apprezzo ancora di più la Svizzera se dico cubi cosa ti viene in mente? È un, un, un uomo fantastico, un giocatore fantastico. Una persona che ho imparato sia sul campo di calcio. Come, come persona mi piace tantissimo perché è veramente molto speciale. Abbiamo ancora contatti, ci telefoniamo ogni tanto. Ci si diverte con Cubi e mi fa sempre piacere rivederlo. Un amico e anche un giornalista d'assalto perché guardate cosa era riuscito a far fare, anzi a far dire. A Murat Yakin. Ecco, buongiorno da Sementina, ci troviamo qui con una giornata soleggiata, siamo al ritiro del Concordia e con noi c'è Murat Yakin. Buongiorno. Buongiorno a tutti. <laughs> e Murat voleva salutare i ticinesi alla nostra maniera. Saluti tutti in ticinese. Ciao. <ride> oh, fantastico. Oh, bellissimo. Te lo ricordi ancora il dialetto allora? No, io ci ho provato all'inizio proprio per questo. Oh, that's, that's, no, sir, sarà 99, difficile, 99. sarà tosta, non, ho, non ci provo neanche. <ride> e col russo come ti sei trovato? Eh, da D'accordo. Eh. Ah, ecco. E... Qua invece cosa c'è scritto? Doveva essere in orizzontale, però facendo così... Yeah, Questo eh, è chiaro. The, yes. Yes. Yeah, sì, name è il mio nome, è ah. il mio nome in cerillico. Qua... È difficile il russo, è molto difficile. E come si comunicava con i giocatori? La maggioranza die, auf, uh, parla inglese. Poi c'era comunque anche un interprete tedesco-russo il russo è, è veramente una lingua incomprensibile. Abbiamo provato a imparare un pochino la lingua ma dopo un anno zero. Secondo me comunque la difficoltà maggiore non è stata il carattere cirillico o parlare il russo. La cosa più difficile per Murat Yakin è stato sopportare il freddo perché mi dicono che Murat sia un freddoloso. Sì, è, vero, è vero, è vero, alla fine mi sono reso conto che io sono un uomo del sud e le temperature l'anno scorso però sono state molto belle, in Svizzera abbiamo avuto eh, un'estate orrenda nel 2014 invece in Russia era fantastico, 30 gradi senza nubi, però certo quando comincia a arrivare ottobre, novembre le cose cambiano ecco lì non mi piace più, non voglio più tornarci. Meglio essere a Siviglio o Valencia allenare in quel caso? Per esempio, fussball, sì, sì, dove te, si gioca a calcio eh, io pittes, vado volentieri. Momentum, Ci un sono momenti caldi, quindi, e, ma, e quando, si, quando si ama il calcio e basta quello. Allora, l'esperienza russa sulla sponda dello Spartak Mosca è importante anche perché ha permesso a Murata Iacini di confrontarsi con allenatori di primissimo rango, allenatori di grande personalità, come José Mourinho, per esempio. Qua è già al tempi del Basilea, in effetti. E Questo sì, è San Jacob. No, questo è, credo, in Ma, London. No, oder? Forse a Londra lì, non ah, so. Ah, giusto, no, Stephen Bridge. mi, mi uh. correggo. Non l'ho beccata questa volta. No, ti sí, perché faccio vedere che abbiamo fatto due gol, vedi? <laughs> <laughs> Bel ricordi, eh, questi? Eh, Champions League, Champions League eh, quando giochi contro il eh, Chelsea a Londra e vinci insomma cosa vuoi di più dalla vita contro Mourinho due volte e vincere è stato veramente il momento giusto per fare questa esperienza e eh, ecco Meisteri, uh, zu werden, Pokale, diventare gewinnen, uh, campioni uh, zu insomma eh, eh, cosa vuoi di più come allenatore? Dalla faccia che fa Mourinho non è che incassi molto bene le sconfitte è stato così anche magari nel dopo partita? Yeah, we're... Ma ci ha fatto i complimenti per this, uh, la vittoria e ci ha detto che abbiamo meritato di vincere piace Cosè Mourinho a Murat Yakin? Come tipo di yeah, allenatore, every... come comunicatore, come, insomma, come allenatore moderno. Yeah, so, gegen ihn, Beh, zu spielen zu contro di lui vi, e batterlo, batterlo è il, è il massimo. Ecco, mi piacerebbe rincontrarlo. Weiß, Perché vuol dire che vincerai un'altra volta. Esatto. Eh. Comunque Murat Yakin è abituato anche a stare fianco a fianco, lì, a, a pochi metri con... Grandi allenatori con grandi personaggi, anche perché avendo passato una buona parte della sua vita in una città come eh, Basilea, ha avuto anche la possibilità di trovarsi in occasioni importanti come questa accanto a Roger Federer, che è Basilea, cioè adesso non me ne vogliono i tifosi renani, però se c'è uno sportivo che incarna la città, eh, che è famosa nel mondo, è proprio grazie a Roger Federer. Assolutamente, ah certo, certo, non solo Basilea. Ma noi siamo addirittura cresciuti a Münchenstein, nello stesso paese, non lontani l'uno dall'altro. Anche lui giocava a calcio, peraltro, eh, da piccolo, nel Concordia. Poi ha deciso di giocare a tennis, per fortuna. <ride> ma credo che lì è quando ha, ha vinto per la seconda la terza volta a Wimbledon, dove gli hanno dato le scarpe d'oro. Vedete che le ha in mano nella foto. E Lui mi piace molto come persona perché è molto modesta e, e comunque ha, è veramente una personalità straordinaria nella storia del tennis, uno sportivo straordinario. Amore degli Achinici, fortunatamente ha giocato a tennis perché sarebbe stato un fenomeno anche a calcio, magari gli rubava il posto in squadra. Uh, 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 C'è uh, una uh, differenza d'età sì, <laughs> però <laughs> Lui gioca ancora <laughs> benissimo a calcio eh, Bisogna uh, dirlo uh, L'abbiamo avuto negli allenamenti, allenamenti sì, sì, uh, e, uh, Giocava e poi contro, contro i tennisti La squadra del calcio e del tennis Abbiamo fatto 2-2 è ottimo comunque lui come comunque, giocatore Lì era secondo, terzo Wimbledon Poi ne ha aggiunti altri È arrivato a sette Chissà che non arrivi anche un magico ottavo ci Noi ci crediamo perché il talento c'è e come. Penultima foto. Una delle grandi passioni di Murat Yakin. Gli orologi. E infatti il tempo corre, però. <ride> yeah, I think, uh... La tecnica che sta dietro gli orologi è affascinante. Purtroppo noi siamo in un mondo dove l'orologio è veramente il tiranno per tutti. Io sono contento appunto che negli ultimi quattro mesi non ho dovuto continuare a guardare l'orologio, ho potuto un po' rilassarmi e fare quello che mi piaceva. Ma altrimenti l'orologio ci comanda. Io sono stato e sono ambasciatore di diversi marchi ed è l'unico gioiello che porto né catene ecco porto la vera sì insomma la mia fede nuziale ma è tutto qua all'inizio abbiamo parlato di Murat Yakin di un giocatore di un allenatore molto riservato però in determinate occasioni quando magari deve fornire la propria immagine <ride> diventa anche molto aperto Adesso questa un po' si vergogna di questa foto No, penso che, come calciatore, questo capitolo fa parte un po' della storia. Ecco, hai diverse possibilità. Come calciatore, puoi anche fare delle foto così. Come allenatore, magari un po' meno. Ecco, basta. Ok, Questo capitolo è chiuso. E per chiudere la nostra chiacchierata, che spero non sia stata troppo pesante per Murat Yakin dove troveremo tra qualche settimana, tra qualche mese, Murat Yakin, su quale panchina? Perché non si può stare fermi, troppo. Beh, per adesso mi godo, ripeto, il mio momento um, a casa e poi nel weekend guardo naturalmente le partite di calcio, se se io voglio essere in attivo in ma non posso dirti che mi do tempo fino a dicembre o fino um, all'estate prossima, se si ama il calcio un si, un si, un si un va ovunque, no? non è una questione un di un prestigio, un non un so, eh, andare per forza nella Super League. Le prime 5, eh, insomma, primi cinque campionati. Dove mi avranno bisogno di me, io andrò. Ci auguriamo di trovare una squadra dove il tuo spirito libero possa esprimersi fino in fondo, che magari questa squadra sia anche al caldo, così non soffrirai troppo il freddo. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie, Grazie a voi.